in collaborazione con sportoutdoorviaggi.it. Marco GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di S4, il talk show di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. Seconda parte, tutta dedicata sempre al turismo, turismo balneare. Nella prima parte abbiamo parlato di nautica con Rudy Toninato, il consigliere dell'Associazione degli Armatori Trasporti dei Passeggeri, e Luca Montella, il sindaco della Maddalena. Seconda parte, andiamo in Liguria, dalla bellissima Bettina Bolla, assessore al turismo del comune di Varazze. Grazie Bettina di aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti, grazie mille, ciao Floriano. E andiamo, rimaniamo in Sardegna, nella bellissima Gallura, Palau. Palau nel cuore delle Bocche di Bonifacio, davanti allo splendido arcipelago della Maddalena fra Capodorso e Porto Pollo, un paradiso turistico. Ringrazio il sindaco Franco Manna che ha accettato il nostro invito. Grazie sindaco di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Floriano e un saluto da parte di tutta la comunità di Palau e tutti i telespettatori. Allora, com'è la situazione in Sardegna? Prima abbiamo parlato con il sindaco della Maddalena, Montella, ora parliamo di Palau, davanti alla Maddalena, punto di partenza per andare alla Maddalena, all'arcipelago della Maddalena, ma Palau ha una sua storia, una sua cultura, Porto Raffaele, Porto Pollo, Capodorso, le sue bellissime spiagge, la Sciumara. Com'è la situazione lì da lei, sindaco? La situazione qui da noi è molto tranquilla. Palau poi ha la fortuna di trovarsi in uno splendido territorio antistante all'arcipelago della Maddalena, un paese che chiaramente gode di un tratto costiero di 25 chilometri, dove all'interno sono presenti circa 87 punti che consentono di poter effettuare balneazione. Siamo in una posizione strategica territorialmente perché abbiamo la Costa Smeralda sul lato destro e la costa di Santa Teresa di Gallura sulla sinistra, frontalmente tutto il territorio dell'arcipelago maddalenino, per cui un'area che consente di poter essere vissuta sia per gli amanti della spiaggia sia per gli amanti della nautica. Peraltro Palau è un paese, chiaramente come hai detto tu, gode di zone particolarissime come quella di Porto Pollo, nota e conosciuta realtà per il windsurf e per il kitesurf. Siamo poi il territorio dove abbiamo Porto Raffaele. Porto Raffaele è peraltro la prima realtà turistica che nasce nel 1960 in Sardegna grazie al conte Raffaele Neville, con il quale poi prende spunto tutto il resto degli insediamenti territoriali della costa. Stanno proprio scorrendo queste bellissime immagini, sindaco, però normalmente a maggio la situazione era ottima a Palau, in Gallura, il turismo era aperto, c'erano tanti svizzeri, tanti stranieri e gli italiani, come al solito, arrivavano dopo la chiusura delle scuole. Stanno proprio scorrendo le immagini di Porto Raffaele, questa veramente chicca del turismo, questa è l'isola dei Gabbiani, bellissima sulla destra, eccolo qui Porto Pollo, quello là, diciamo il paradiso dei windsurfisti, dei kite surfisti. Ora sindaco, la situazione, il turismo, diciamo, è ancora tutto fermo, si è passati alla fase 2, ma purtroppo è ancora tutto in alto mare, è difficile arrivare in Sardegna, l'aeroporto di Olbia è chiuso, i traghetti viaggiano ridotti, non si sa quando si riparte, quindi la situazione è bella vedere queste immagini, ma credo che il sottoscritto e i nostri amici telespettatori vorrebbero sapere quando si può venire a vedere e a godersi questo paradiso. Hai detto bene Floriano, noi siamo un territorio che già dal periodo di marzo, soprattutto nell'area di Porto Pollo, apre la sua stagione con la presenza di grandi afflussi di mercato internazionale. Quest'anno la situazione del Covid chiaramente in questo momento ci sta creando delle grosse problematiche, poiché tutto il territorio è in questo momento, diciamo, inibito dalla possibilità di frequentazione. Il territorio del comune di Palau, come tutto il resto della Sardegna, sta aspettando di avere chiarezza da parte delle normative che lo Stato e la Regione devono emanare per i flussi di carattere turistico. È vero che in questo momento i collegamenti su Olbia sono bloccati, come è anche vero che il traffico navale è altrettanto paralizzato.
Confidiamo e siamo convinti che a breve si riusciranno ad avere delle linee guida che permetteranno di poter ritornare a fare le vacanze tranquille in Sardegna. Noi peraltro a Palau ci stiamo organizzando, in questi giorni abbiamo fatto incontri con tutte le associazioni di categoria che stanno peraltro proseguendo per cercare soluzioni e renderci operativi immediatamente nel momento in cui verrà riaperta l'accesso ai turisti verso la Sardegna, per cui ci stiamo preparando, crediamo di essere in grado di garantire tutto ciò che sarà necessario e faremo del nostro meglio per far sì che i turisti si possano continuare a trovare bene ed essere tranquilli che il nostro territorio non ha nessun tipo di problema sul Covid. Grazie Sindaco, dalla Sardegna alla Liguria, Bettina Bolla, assessore al turismo del comune di Varazze, in provincia di Savona, nella riviera di Ponente. La scorsa settimana abbiamo parlato della riviera di Levante. Varazze, com'è la situazione a Varazze? Da voi forse è più facile arrivarci, non c'è il problema dei trasferimenti navali in macchina dal Piemonte, Lombardia, si arriva abbastanza facilmente, ora qualche turista in più è arrivato, giusto Bettina? Allora, per adesso turisti ovviamente con il blocco della circolazione da regione a regione imposto dai vari DPCM non ne arrivano. Scusate, io ho un cagnolino qui, magari lo sentite e chiedo scusa. A Varazze comunque stiamo continuando come comune e come turismo a portare avanti il nostro nome. È nato da poco la campagna di pubblicità Varazze e le sette meraviglie, che sono praticamente un concentrato di tutto quello che a Varazze si può trovare, dall'ospitalità ai nostri bellissimi alberghi, a Varazze Eat, che è il nostro marchio che riguarda praticamente il cibo, e sarebbe enogastronomia, ambiente e territorio, l'entroterra, perché qui noi saliamo da 0 metri sul livello del mare a più di 1250 col Beigua, quindi a discese di downhill per gli amanti della bicicletta meravigliosi. Poi c'è l'arte e la cultura con tutte le nostre chiese, i borghi bellissimi, i tre borghi stupendi di Varazze, l'outdoor con lo sport, noi ho citato prima il downhill, però poi è bellissimo anche il surf da onda. Ricordiamo che Varazze è l'unico posto al mondo dove si può fare surf di notte e i surfisti hanno delle magliette appositamente fluorescenti che si illuminano di notte, e ha un bellissimo spot proprio al centro di Varazze, nel Molo Marinai d'Italia, che è sede di eventi importanti che speriamo, no, potremo anche quest'anno con la giusta distanza e le giuste normative accontentare tutti, dai giovani ai più age, diciamo. E poi c'è il mare da Bandiera Blu, è un mare bellissimo che ha che ovviamente lo possiamo ammirare da tutta la passeggiata. Abbiamo stabilimenti meravigliosi, stabilimenti balneari. E poi hai parlato proprio di stabilimenti balneari. Tu hai un bellissimo stabilimento balneare. Ma come secondo te, si era parlato di questo box di plastica che veramente ha scioccato tutti? Come voi avete la maggior parte delle vostre spiagge in Liguria, sono tutti stabilimenti balneari. Come verrà gestito secondo te questa estate, fine giugno, luglio, l'accesso in spiaggia? Noi come stabilimenti balneari e come tutta Varazze, voglio dire che a Varazze stanno già montando gli stabilimenti balneari per avere una stagione bella, non come tutte le altre, ma diversa, all'insegna del mare sicuro. E stiamo aspettando le normative anche noi come il sindaco, che ci devono dire come aprire in tutta sicurezza, la distanza tra lettino e lettino, poi magari gli steward in spiaggia piuttosto che gli accessi controllati, però sono cose che devono arrivare dal comitato scientifico, dall'IS, e noi stiamo aspettando. Ovviamente c'è da tenere conto dei diversi aspetti
territoriali, perché noi in Liguria abbiamo Varazze ha delle belle spiagge, anche perché abbiamo costruito i reef, che sono delle barriere soffolte, però ci sono altre zone della Liguria dove le spiagge non sono così estese e quindi abbiamo bisogno, rispetto ad altri, di altre regole. Poi volevo dirti un'altra cosa che io ci tengo tantissimo: a Varazze c'è il lungomare Europa, che è una passeggiata alla fine di Varazze che unisce Varazze con la vicina Cogoleto, che sono 3 chilometri di passeggiata immersi nella natura, il mare da una parte e la macchia mediterranea dall'altra, dove si può andare in bicicletta, passeggiare e andare a fare jogging, tutto senza assolutamente macchine, e lì l'atmosfera è bellissima, quindi siamo anche un posto sicuro, l'aria di mare. Siete fortunati, Bettina, siete fortunati, in Liguria. L'aria di mare disinfetta, e così come l'acqua di mare, siamo fortunati. Adesso l'acqua di mare sarà pulitissima, d'altronde io sono ligure, ma ho la casa in Sardegna, quindi apprezzo le cose, infatti ho invitato le regioni più belle, più importanti della mia vita professionale e della mia vita affettiva. Dalla Liguria, grazie Bettina per questa bellissima presentazione, stanno scorrendo le immagini di una navigazione marittima in Liguria, eravamo nella parte di Levante, lascio agli amici telespettatori indovinare dove eravamo. Andiamo in Gallura, sindaco, allora voi avete delle spiagge meravigliose, la Gallura, la Costa Smeralda, sicuramente l'arcipelago della Maddalena non ha bisogno di presentazione, però sono spiagge libere, quindi come sarà la regolamentazione secondo lei e quello che pensa e spera che facciano questi scienziati a Roma di andare in spiaggia e di andarsi a godere le bellezze della Gallura di Palau? Ma guarda Floriano, come hai detto tu, la Sardegna ha sicuramente in termini di mare uno dei mari più belli del mondo, sicuramente è un territorio baciato da delle bellezze uniche e rare da potersi trovare nel contesto marino, peraltro del Mediterraneo e italiano, ma anche a livello internazionale. Il problema dell'accesso alle spiagge libere è un problema che in questi giorni ci siamo posti più volte, anche perché si sono sentite diverse, diciamo, proposte politiche che ci hanno fatto un po' temere inizialmente, quando si è iniziato a parlare di dover chiudere tutte le spiagge libere e garantire gli accessi solo in quelle strutture dotate di stabilimenti. Ci ha fatto tremare perché il nostro territorio chiaramente è un territorio dove l'80% delle spiagge sono libere. Allo stesso tempo ci siamo fatti anche promotori di iniziative, i vari sindaci del territorio della Gallura, siamo 26, si sono attivati per chiedere alla Regione a gran voce di fornire delle risposte in tal senso. Le risposte ancora non sono pervenute, però allo stesso tempo abbiamo visto che in questi giorni il Presidente del Governo Conte ha aperto alla possibilità di accedere ai litorali, di poter fare il bagno, mantenendo le debite distanze. Questo chiaramente ci conforta, perché ci fa intendere che gli accessi alle spiagge potranno essere comunque garantiti, avendo poi anche il presupposto di ritenere i nostri cittadini, i nostri turisti, persone adulte in grado di potersi autogestire in termini di distanziamento sociale. Abbiamo delle proposte in campo, stiamo chiedendo chiaramente alla Regione di valutare se sarà necessario, se sarà possibile dotare gli accessi di personale che possa controllare chi arriva presso le spiagge e vigilare nell'ambito del rispetto della normativa. Non è certamente facile, però sono tutte proposte che in questo momento non hanno ancora delle risposte, ma ci auguriamo, insomma, a breve di poter avere un quadro esaustivo. Sindaco, in effetti alcune regioni sono molto polemiche con Roma, no? Qualche regione si è già portata avanti, la Liguria ha già aperto alla nautica, idem il Lazio, la Campania è un po' sibillina, la Lombardia e il Veneto hanno, diciamo, delle porte aperte e dei conflitti con Roma. La regione Sardegna forse, meno male che l'avete sollecitato voi 26 comuni della Gallura, ma ci sembra un poco reattiva, o è una mia opinione personale, o spero che invece, viste le problematiche che ci sono per arrivare in Sardegna, perché io ho detto a Varazze in Liguria in macchina da Milano, dalla Lombardia ci arrivi in un paio d'ore, ci sei, arrivare in Sardegna e godersi le bellezze che stiamo vedendo è un po' più difficile, ma la regione forse potrebbe fare qualcosa di più.
Guarda Floriano, condivido quello che stai dicendo. Chapeau ai presidenti della regione Liguria e Veneto in primis, che hanno saputo immediatamente attivare tutta una serie di procedure che possono tornare utili non solo ai cittadini ma anche al mondo imprenditoriale. In questo momento noi sicuramente siamo ancora indietro. È anche pur vero che ci sono problematiche nel capire come si gestirà e come si muoverà il turismo quest'anno. Tiene in debita considerazione che i flussi di turismo estero saranno anche condizionati da due fattori. Intanto le direttive che gli stati stessi prenderanno nei confronti dei propri cittadini. Seconda problematica per noi, i collegamenti di carattere aereo, quindi quali compagnie decideranno di mantenere in essere gli hotspot presso gli aeroporti di Olbia, di Alghero e di Cagliari. A questo va aggiunto che chiaramente in questo momento quello che si percepisce è che molto probabilmente dovremo sopravvivere di un mercato di turismo nazionale, anche se giustamente, come ha detto la collega precedentemente, non è stata ancora aperta la mobilità tra regioni, peraltro ancora non è stata neanche aperta qui da noi la mobilità tra comuni. È evidente che il traffico navale dovrà essere riorganizzato. E sul traffico navale in questo momento abbiamo dei problemi, anche perché ci sono compagnie come la Mobilize e la Tirrenia che sono anche in difficoltà, e quindi non è dato ancora capire in che forma, in che maniera il trasporto verrà messo in piedi per quanto concerne i collegamenti con la regione Sardegna, che paga certamente uno scotto maggiore rispetto a chi in questo momento è raggiungibile sulla terraferma. Confidiamo nel fatto che però la Sardegna è nel cuore di tante persone, di tanti turisti che amano il nostro territorio, di tante persone che vogliono ritornare qui perché ne hanno la loro seconda abitazione, e quindi credo che sarà necessario da parte della regione e del governo dare risposte in tempi celeri, perché il settore del turismo non può attendere ulteriormente. Grazie Sindaco, in effetti ha già nominato delle difficoltà di alcune compagnie, ma anche a livello aereo. Air Italy non naviga, non vola più, o appunto aveva già in tempi non sospetti aveva già rinunciato a operare appunto la Sardegna e l'Italia, l'Alitalia, appunto non si sa come sarà la nuova compagnia che il governo ha voglia di fare, insomma è un po' tutto in alto mare. Nella nautica abbiamo già parlato, la Sardegna come la Liguria, ci sono decine di società che fanno scoprire le bellezze dell'arcipelago o della Liguria appunto attraverso il charter nautico. A voi Bettina, a Varazze avete una bellissima marina, la marina di Varazze, che è una delle più belle della Liguria. Sì, infatti tra le sette meraviglie volevo citare anche la marina di Varazze, perché è bellissima, e anche la marina ospita durante l'estate numerosi eventi che speriamo di poter fare, è proprio il fiore all'occhiello della città di Varazze. Poi se si guarda, non so se avete mandato delle immagini di Varazze, però se la si prende, se volete andare a vedere delle immagini della città di Varazze, potete consultare il sito portamiavarazze.it e lì vedrete la foto della marina che sembra un cuore vista dall'altro, no? Quindi è il cuore della città. Il cuore della città di Varazze, grazie Bettina, il tempo grazie. È molto stretto, siamo in chiusura. Sindaco, un invito agli amici che vogliono, che amano la Gallura e Palau, anche voi avete una bellissima, un porto, tutto, c'è un progetto per ampliarlo, diciamo una bella risorsa oltre alle bellissime spiagge che abbiamo appena detto, però anche lì al porto di Palau ci sono tante società, tanti amici che lavorano, che operano, che sono appunto, non sanno come sarà la stagione 2020, amici che salutiamo, perché veramente hanno tutti bisogno di lavorare e far scoprire le bellezze di Palau, della Gallura e dell'arcipelago, giusto Sindaco? Hai pienamente ragione Floriano, Palau ha due tipologie di portualità, la portualità commerciale per il traffico verso l'isola della Maddalena e una portualità poi invece di carattere turistica, dove negli anni si sono organizzate tante partecipazioni individuali di aziende che offrono escursioni verso l'arcipelago della Maddalena. Il comune di Palau è un comune che muove una movimentazione di circa 2 milioni di persone solo verso l'indotto dell'arcipelago, tra transiti diretti e indiretti per l'isola ed escursioni verso le stesse isole. In questo momento, devo dirti sinceramente, è uno dei settori sui quali non abbiamo ancora nessun tipo di indicazione, ovvero non siamo in grado di capire
come coloro che eseguono le escursioni sia via terra che via mare si dovranno comportare, soprattutto per le problematiche di attuazione del cosiddetto distanziamento. È evidente che in una barca gli spazi sono ristretti, muoversi è spesso complicato, soprattutto in quelle strutturazioni a vela dove chiaramente la movimentazione è necessaria anche per poter consentire alla barca di poter essere governata. Non abbiamo purtroppo direttive ancora in tal senso, stiamo cercando di capire, infatti uno dei prossimi incontri che faremo la prossima settimana sarà proprio rivolto a capire tramite le voci dirette degli operatori se loro tramite le associazioni di categoria o se loro stessi hanno delle soluzioni da poter proporre, perché per noi chiaramente le escursioni via mare sono una delle attrattive che oggi portano chiaramente milioni di persone su questo territorio. Ci tengo a precisare che l'amministrazione di Palau sta lavorando per una crescita portuale con delle nuove progettazioni. Abbiamo avuto delle difficoltà perché chiaramente oggi portare avanti un'operazione di infrastrutture è molto complesso, soprattutto perché poi in Sardegna, come in tante altre regioni, sono tantissimi gli enti che devono legiferare. Spero che in questi anni riusciremo a trovare delle quadrature e offrire una marina sempre migliore e sempre in grado di poter dare migliori servizi. Parlano da sole le immagini che stiamo vedendo. Sindaco, grazie a lei e all'amico Paolo per le immagini che ci avete mandato, immagini mozzafiato come quelle che ci ha mandato l'amica Bettina di Varazze. Queste sono immagini che vogliamo vedere, questo è il bellissimo portofaro di Palau, immagini che vogliamo rivedere dal vivo, oltre che in televisione, e il più presto possibile. Speriamo, come ha detto il sindaco di Palau, Franco Manna, che ringrazio, e Bettina Bolla, l'assessore al turismo di Varazze, che ci sia una legiferazione urgente, perché secondo noi, lo abbiamo sempre detto e lo diciamo sempre, farà più danni il post-virus che il virus stesso. E a Roma qualcuno, troppi scienziati, troppi soloni che sentenziano e fanno poco per il turismo. In questi due mesi non si è mai sentito parlare il ministro del turismo. Un paese come l'Italia che vive di turismo non può lasciar morire il turismo, e questo grido che ci ha detto oggi il sindaco della Maddalena Montella, Rudy Toninato dell'Associazione degli Armatori Trasporti Passeggeri, il sindaco Manna di Palau e l'amica Bettina Bolla di Varazze, è un grido per gli amici, per i nostri governanti di Roma, che facciano qualcosa per il turismo. Grazie a voi che ci avete seguito. Se volete avere maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive, consultate il sito sportdoor.tv, dove potete vedere tutte le puntate, tutte le nostre produzioni televisive. Ciao Bettina, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie. Franco Manna, a sindaco, mi saluto tutti gli amici di Palau e ci vediamo, spero, prossimamente. Ciao e alla prossima occasione. Da Floriano Moboni. OutdoorViaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca, vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con SportOutdoorViaggi.it. Salice, fatti di sport. In collaborazione con SportOutdoorViaggi.it, Marco, GFN Gibellato.